noi le sentiamo, noi italiani del Canada abbiamo sempre l'Italia nel cuore, è l'Italia che viene a incontrarci, ci sentiamo ancora più vicini. La scia colorata delle frecce tricolori nei cieli di Montreal. Dopo Ottawa, le cascate del Niagara e Bagotville, a circa 200 km a nord di Quebec City, la pattuglia acrobatica nazionale dell'aeronautica militare italiana ieri ha solcato i cieli della metropoli francofona nell'ambito del tour nordamericano iniziato lo scorso 22 giugno, che l'ha riportata oltreoceano in Canada e Stati Uniti, a oltre 30 anni di distanza dalla missione Columbus del 1992, ad accogliere simbolicamente dal belvedere Condiaronc del Mont Royal senatore Tony Loffreda ed il console generale d'Italia a Montreal, Enrico Pavone. Questo evento è per noi un motivo di grande orgoglio, perché le frecce tricolori sono ovviamente degli ambasciatori eccezionali dell'Italia, del nostro paese, e il fatto di poterli avere qui in Quebec, dove c'è anche una vasta comunità italiana così legata alle proprie tradizioni, alla propria patria d'origine, fa assumere al tutto un significato ancora più simbolico e esaltante in effetti. Siamo fieri, la tecnologia italiana, l'arte, la creatività, siamo gente creativi, fieri di averle con noi e auguri anzi alle frecce tricolore. Siamo contenti, contentissimi di vederli qui in Canada un'altra volta. Fiore all'occhiello delle forze armate italiane, le acrobazie delle frecce tricolori hanno sempre un significato speciale per le comunità italiane all'estero. È un momento in cui appunto ancora una volta ci si può ricordare del proprio paese e dell'orgoglio di essere italiani. Credo che questo sia un sentimento che accomuna tutte le comunità italiane all'estero quando appunto le frecce tricolori organizzano un tour lì dove loro risiedono. È un momento effettivamente di grande commozione anche, devo dire. Ci sono 1,6 milioni di italiani, di canadesi di origine italiana in Canada, allora l'Italia è sempre vicino al cuore. Il tour nordamericano delle frecce tricolori è stato organizzato anche per omaggiare la richiesta della Royal Canadian Air Force di celebrare insieme il loro 100° anniversario, a testimonianza della stretta amicizia tra Italia e Canada. Questo evento, questo anniversario accomuna l'Italia e il Canada, perché le forze aeree italiane hanno festeggiato i loro 100 anni l'anno scorso, e quindi voglio dire è un passaggio di testimone che tra l'Italia e il Canada sta avvenendo tra il 2024 e il 2025 in più di un'occasione. Ci passeremo il testimone della presidenza del G7 tra Italia e Canada al 2024 e 2025, quindi anche qui ulteriore simbolismo del rapporto privilegiato che c'è tra Italia e Canada in tutti i settori.